Amici del Portale del Verde, oggi andiamo a parlare della peonia. Guardate che meraviglia, è un fiore veramente sicuramente fra i più belli. È un fiore che ci dà tutto in poco tempo. È un fiore, io dico tra virgolette, effimero. La sua durata è veramente breve, stiamo parlando circa più o meno dei 7 giorni. Ma come tutte le cose brevi, sono anche molto intense. L'intensità, la bellezza di questo fiore sicuramente compensa l'attesa. Parlando di peonie, possiamo dividerle in due gruppi sostanzialmente. Le peonie erbacee, che sono quelle che vedete in questo momento qui a casa mia, e le peonie arbustive. Le peonie erbacee hanno una crescita a secondo della varietà, però più o meno che si ferma a questa altezza, possono essere i 50, i 70, i 100 cm, e poi la parte aerea va completamente a sparire a fine stagione per ricomparire l'anno successivo. Quindi noi abbiamo sotto nella terra i bulbi e ritornano l'anno dopo. La peonia invece arbustiva sono dei veri e propri arbusti, arrivano anche a superare i 2 metri d'altezza, ricordano un po' le ortensie, tanto per intenderci, hanno una parte che diventa lignea e si spogliano completamente durante l'autunno. Quindi noi abbiamo l'arbusto che rimane spoglio, andiamo a fare anche una potatura, soprattutto centrale, per aprire la parte interna del nostro arbusto, per far sì che circoli l'aria e che entri la luce, e poi aspettiamo l'anno dopo che ritornano le foglie e la fioritura. Entrambe gradiscono posizioni assolate, maggiormente le erbacee. Le erbacee, anche se abbiamo una situazione come questa, dove c'è il 100% di sole, praticamente qui dalla mattina alla sera c'è il sole, loro lo gradiscono. Le arbustive invece, diciamo che tollerano meglio una situazione di sole mezz'ombra, quindi 60% di sole, 40% di ombra è il massimo per le arbustive. Entrambe non tollerano il ristagno idrico. Attenzione al ristagno idrico, perché è il problema numero uno, è uno dei pochi problemi che ha questa pianta, perché è una pianta veramente molto molto rustica. Posizioniamola perciò in una situazione come questa, una situazione dove c'è un pendio, dove c'è pendenza e dove l'acqua invece non va a confluire, perché se noi la mettiamo dove l'acqua scende e va a ristagnare, lì mettiamo la peonia, ecco che la possiamo portare addirittura anche alla morte. Quindi una situazione come questa va benissimo. Oppure, ecco, quando facciamo l'impianto, accertiamoci che sotto nell'impianto ci siano magari del materiale drenante, basta del ghiaietto, bastano dei sassi, comunque qualcosa che permetta alle acque di drenare e andarsene via velocemente. Questa è la cosa più importante. Una pianta che va concimata, visto la generosità dei fiori, va concimata a fine stagione e meglio ancora all'inizio, poco prima della primavera, con un concime sbilanciato più sul fosforo, il potassio, piuttosto che l'azoto. Perché? Perché l'azoto serve soprattutto per creare radici e la parte verde, mentre noi abbiamo bisogno che la nostra pianta sia aiutata soprattutto nella fioritura. Ecco che perciò un concime sbilanciato sul fosforo e il potassio fa al caso suo. Potete utilizzare anche un concime che si utilizza per dire per i pomodori, per le patate, va benissimo. Detto della concimatura e detto appunto del fatto che dobbiamo stare attenti al ristagno idrico, è una pianta veramente che si basta da sé. Dicevamo che appunto le peonie erbacee, la parte aerea va a scomparire completamente, arriva più o meno come vedete a 50, 70, 100 cm, ma poi a fine stagione scomparirà completamente per ricomparire l'anno successivo. Le arbustive invece sono appunto dei veri e propri arbusti, e il vantaggio delle arbustive è che oltre alla fioritura spettacolare ci regalano anche dei bei colori in autunno. Quindi se vogliamo creare delle grandi macchie all'interno del nostro giardino, quindi creiamo queste situazioni un po' come si fa appunto con le azalee, piuttosto che i rododendri, piuttosto che le ortensie, ecco che l'arbustiva si presta meglio, e per la fioritura, ma soprattutto quando andiamo in autunno con queste macchie di colori, soprattutto dovute al cambio di colore delle foglie. Se invece abbiamo delle aiuole, vogliamo aggiungere appunto ad altre piante, a delle bordure, ecco che la peonia erbacea si presta meglio, perché appunto ha un'altezza contenuta, fa la sua fioritura, poi dopo la parte aerea sparisce e ricompare l'anno dopo.
Esiste anche un terzo tipo di peonia che in questi ultimi anni sta prendendo parecchio, perché ha il vantaggio di essere, passatemi il termine, un ibrido fra la peonia arbustiva e la peonia erbacea, è una via di mezzo, si chiamano peonie intersezionali. Il vantaggio è che non si alzano, non diventano appunto come degli arbusti, però hanno tutte le caratteristiche a livello di foglie e a livello di fiori di quelle arbustive. Perciò se vogliamo dei fiori simili a quelle arbustive, ma non vogliamo avere questa parte aerea molto alta, ma la vogliamo più contenuta, ecco che le intersezionali possono fare al caso nostro. Poi, che dire, godiamoci queste spettacolari fioriture. La peonia è veramente un fiore, io dico, di serie A, un fiore eccellente, e quindi io dico anche per palati fini. Tutti coloro che dicono delle piante con queste fioriture effimere, come può essere anche l'azalea, che si dice ma è una pianta che fiorisce poco, io mi sento di riprenderli un attimino e dire guarda che avere in giardino queste piante, e insieme a piante che hanno fioriture magari che durano anche 2 o 3 mesi, prendiamo per dire la gestroemia, io le ho in giardino, durano anche 2 mesi le fioriture. Quindi bello avere queste piante che durano così tanto nella fioritura, ma bello anche avere queste piante appunto dalla fioritura effimera, che però ci donano dei picchi di eccellenza sicuramente fantastici. Come sempre, un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!